Buonasera a tutti e a tutti intanto, grazie mille per l'invito. Allora, tema molto, molto, molto grande, molto complesso, cercherò di affrontarlo brevemente su tre punti che secondo me sono fondamentali quando parliamo di arte e di inclusione. Quando parliamo di arte io credo che la prima grande arma che l'arte ha è quella di parlare alle persone, di arrivare nella profondità dell'essere, no? Prima si parlava di anima, ho sentito, no, questo termine ritornare, ora c'è una discussione che va avanti da secoli sul fatto se l'anima esista davvero oppure no, però sicuramente l'arte è quella che ti aiuta a capire certi messaggi in modo leggero, molto più velocemente, molto più in profondità rispetto a quello che possono fare le parole. Un tempo l'arte era considerata quasi gli artisti erano considerati quasi dei maestri, no? Quasi dei vate. Oggi l'arte, ahimè, è legata al commercio. Se gli artisti parlano di questioni sociali, immediatamente vengono identificati come artisti politicizzati, no? C'è un po' tutto questo meccanismo. Ed è un peccato perché l'arte invece è qualcosa che davvero aiuta a comunicare dei messaggi importanti, no? In maniera però appunto leggera e facile per tutti. Il secondo aspetto che mi viene in mente è il discorso che quando parliamo di inclusione, io credo che il primo passo, a parte che, vabbè, io ultimamente stavo riflettendo sul termine inclusione e non so quanto effettivamente mi piaccia, perché inclusione implica che ci sia un noi e un loro, no? Che ci sia qualcheduno che è una normalità, fra virgolette, che accoglie quello che è fuori da quel contesto, che va bene, eh. Cioè, abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi anni, si sta parlando tanto per fortuna, di diversità e inclusione. Però forse nel 2024, quasi 2025, ora lo dico anche a Roberto, anche proprio gli sociologi, le persone che si occupano di queste cose, che studiano, di provare a ragionare anche se non ci sia bisogno di andare oltre il concetto di inclusione, no? Di provare a identificare anche proprio come terminologia il fatto che facciamo tutti parte di un'unica grande comunità umana, no? Che siamo su un terreno pianeggiante in cui siamo tutti fondamentalmente uguali e diversi, come diceva una bellissima canzone di Gianluca Grignani qualche anno fa, no? E quindi forse non c'è tanto bisogno di includere qualcheduno, cioè di farlo entrare nel nostro mondo, ma più che altro c'è bisogno di rendersi conto che l'altro è il nostro specchio in qualche modo, no? Anche nelle diversità che l'occhio, prima si parlava di percezione, è fondamentale capire che molto spesso la nostra mente, la nostra percezione ci inganna e ci fa vedere qualcosa di diverso, quando in realtà quella diversità siamo noi stessi, no? Sono concetti forse un po' complessi, mi rendo conto da spiegare brevemente, però mi piacerebbe, ecco, che si provasse a ragionare anche su qualcosa che va oltre il significato attuale di inclusione. Ma tenendo, diciamo, il punto di partenza sul discorso di inclusione, io credo che l'arte, quantomeno per me, è stato così. Io ho iniziato a dipingere, che ero molto piccolo, all'età di 6 anni, ho iniziato a dipingere con la bocca, perché ovviamente non avevo altri strumenti. Ho avuto la grande fortuna di entrare a far parte di un'associazione mondiale di pittori che dipingono con la bocca e con il piede, che si chiama VDMFK Ability Art, che è una realtà bellissima che c'è in tutto il mondo e che dà alle persone con una disabilità la possibilità di vivere attraverso un lavoro artistico, perché noi siamo stipendiati da loro e i nostri quadri vengono stampati e riprodotti in tutto il mondo, no? Questo perché poi c'è bisogno di passare anche dalle parole ai fatti concreti e realizzare davvero un'inclusione effettiva, no? Però per me l'arte è stato il primo modo per accettare me stesso. Nel senso che l'arte è quello che mi ha aiutato e mi aiuta tutt'oggi, tuttora, ad affrontare le difficoltà della vita, a capire quali sono le mie potenzialità e allo stesso tempo quali sono i miei limiti. Quindi a fare cosa? A includere prima di tutto me stesso, no? E questo è un lavoro, secondo me, importante che solamente l'arte fa. Io ho dipinto ovviamente da piccolo, come tutti i bambini, giocavo, non mi rendevo minimamente conto di cosa stessi facendo, no? Poi crescendo ho scoperto che mi piacevano anche altre forme d'arte, come la scrittura, come la musica. E ricordo benissimo che in un periodo di grande difficoltà esistenziale, nell'età dell'adolescenza, che è un periodo già difficile per tutti, quando hai una disabilità ancora di più, mi sono reso conto che mi ero chiuso, no, nei confronti del mondo esterno e quindi ho iniziato a praticare molta più arte rispetto a come la facevo prima. E in quel caso stavo scrivendo una canzone, un giorno mi sono ritrovato che ero tutto sudato, sentivo come un fuoco che mi bruciava dentro, proprio come se delle fiamme che in qualche modo lambivano la mia pelle, no?
E in quel momento esatto ho capito che l'arte era quello che avrei voluto fare nella vita, che avrei voluto essere un artista, perché l'arte mi salvava e mi continua a salvare tutti i giorni, no? Non è uno psicofarmaco, non è una medicina, non è un qualche cosa che ti cambia l'esistenza, lo prendi una volta e tutto, no? È qualcosa che va praticato ogni giorno, forse non ti dà nemmeno delle risposte, ma semplicemente ti aiuta ad andare avanti partendo dal conoscere te stesso e quali sono i tuoi limiti e le tue potenzialità, no? E questo credo che sia un aspetto fondamentale che oggi manca nella società quando si parla di inclusione, perché tutti parlano di inclusione, però molto spesso non conoscono nemmeno se stessi. Ed è un po' difficile, fra virgolette, aiutare gli altri quando per primi non si conosce se stessi, no? E il terzo grande concetto, l'ultimo che mi piacerebbe così trasmettervi, è che l'arte, come il gioco, prima si parlava di Ramachandra, spero di non sbagliare il termine, diceva una cosa molto bella, diceva che nell'arte l'imperfezione, no, della bellezza, l'imperfezione estetica diventa bellezza. E questo secondo me è un concetto fondamentale, no? Perché l'arte ti aiuta a fare questa cosa qua, ti aiuta a metterti in connessione con l'altro partendo dal livello dell'altra persona. L'arte, e mi permetto di aggiungere il gioco, che è un'altra, secondo me, un parente diretto dell'arte. Vi racconto, a me piace sempre fare qualche esempio concreto piuttosto che viaggiare su massimi sistemi. Io, ad esempio, quando ero piccolo, volevo giocare come giocavano i miei compagni, no? Perché iniziando ad andare a scuola, ovviamente le maestre prendevano i miei compagni da parte e gli dicevano: ok ragazzi, con Francesco fate giochi tranquilli, seduti al banco. E io ero un bambino, però ho capito che in quel modo i miei compagni mi avrebbero visto come quello, passatemi il termine, con cui farsi due palle, no? Nel senso, noi ci divertiamo, facciamo casino, corriamo, poi quando dobbiamo annoiarci siamo seduti al tavolo con Francesco. E allora ho deciso che volevo giocare come giocavano loro, quindi cosa abbiamo fatto? Cosa fa l'arte? Cosa fa il gioco? Ti aiuta a rovesciare le regole, no? Abbiamo stabilito che io giocavo a calcio insieme ai miei compagni, con la carrozzina. Abbiamo stabilito una piccola regola semplice, che la palla non valeva se superava la mia testa. Infatti ho preso una marea di pallonate in faccia, un portiere senza mani non è che sia il massimo del mondo, insomma. Però è un piccolo esempio, no? Oppure ci eravamo inventati un gioco che chiamavamo, io vivevo all'epoca in Oltrepò, zona di vigneti, colline, ci eravamo inventati il rally in carrozzina, per cui i miei compagni, i miei amici salivano sulla carrozzina, uno davanti, l'altro di fianco, poi ci lanciavamo giù per le colline, mi sono ribaltato un sacco di volte, proprio faccia a terra, poi tornavo a casa, mi davano una pulita, ero come nuovo, mia madre non si è mai accorta di niente. Insomma, dei piccoli esempi per farvi capire che nell'arte, nel gioco, c'è la possibilità di sovvertire le regole, no? C'è sempre la possibilità di trovare una soluzione a quelli che sono i problemi. Cosa che molto spesso magari con la logica non avviene, no? Perché si è portati a pensare che uno in carrozzina, per esempio, non possa giocare a pallone, oppure non possa giocare con i suoi compagni, non possa fare tutta una serie di cose. Se ci fosse tempo e provaste a chiedervi, secondo voi io cosa non posso fare, probabilmente il 60-70% delle cose che voi pensate sono sbagliate. Ma proprio perché è una questione che a volte c'è bisogno di capire, di conoscere, e ripeto, secondo me l'arte, il gioco, la cultura in genere ti aiutano a sovvertire le regole. E quello che sto capendo ancora di più da qualche anno, da 2 o 3 anni, ho aperto una mia azienda che si chiama Working Soul, fra l'altro so che ho trovato un po' di materiale nella sala del coffee break. E cosa facciamo noi? Andiamo nelle aziende, nelle scuole, oppure in eventi, manifestazioni culturali, e facciamo provare le persone a fare determinate attività esperienziali. Facciamo dei laboratori esperienziali di pittura con la bocca, in cui facciamo provare le persone a dipingere con la bocca. Facciamo dei giochi, dei game senza mani, in cui le persone provano a fare delle cose come le faccio io senza mani, ad esempio scrivere al cellulare con il naso, provare a bere un bicchiere d'acqua senza utilizzare le mani, e tutta una serie di attività. E da questi laboratori, da queste esperienze che stiamo facendo da 2 o 3 anni, emergono fuori tantissime cose che io non mi aspettavo, no? Le persone vivono molto spesso tanti aspetti positivi, a volte tanti aspetti negativi, le persone vivono molto la frustrazione. Ho delle persone che hanno partecipato ai laboratori che a un certo punto hanno buttato via il pennello perché hanno detto: no, non ci riesco, ho la frustrazione del non riuscire a fare un semplice cuore, perché poi la maggior parte delle persone fanno il classico cuore, no? E questo è molto significativo,
Intanto vabbè, di quanto la nostra società sia ormai legata alla performance sempre a tutti i costi, no? E anche in un momento di gioco non si riesce a staccare il cervello e a porsi in un modo differente. Però soprattutto secondo me ci aiuta a capire che nell'incontro con l'altro rischiamo di entrare in difficoltà perché prima di tutto non facciamo quello che ho detto all'inizio, cioè non capiamo che cosa siamo portati a fare noi, qual è la nostra essenza, qual è la nostra anima, no? Infatti, l'attività che faccio io, che facciamo noi, i nostri eventi, io dico sempre, non sono tanto finalizzati a far capire alle persone che cosa significa avere una disabilità, perché molto spesso tu lo capisci in quei 5 minuti in cui fai quell'esperienza, poi il cervello umano è fatto così, ovviamente viene travolto da tutto il resto della vita e spesso ci se ne dimentica. Quello che mi piace trasmettere in questo tipo di attività è aiutare le persone prima di tutto a capire cosa sono loro. Infatti quello che dico è concentratevi su cosa state provando voi in questo momento, no? A livello fisico, a livello mentale. Perché quella strada lì, cioè il mettersi in connessione con noi stessi, è quello che poi irrimediabilmente ci aiuta a capire l'altro e ci fa ricordare che cosa significa avere anche una diversità, che cosa significa essere differenti nel corpo, però partendo prima di tutto dalla conoscenza di noi stessi. E questo tipo di percorso, questo tipo di procedimento, secondo me lo si può fare solamente attraverso l'utilizzo dell'arte, del gioco e della cultura, perché le parole arrivano fino a un certo punto, ma poi ci sono delle attività fondamentali che ti aiutano a entrare in connessione con te stesso, prima di tutto, e poi con gli altri.